Ciao! Immagino che non ci sarà letteralmente nessuno, ma questo non è un problema. Ok! Mi aspettavo molto molto peggio. Ciao belli, ciao! Io ho questa confezione di yogurt leggermente anormale. Vabbè. Yogurt alla stracciatella. Cosa raccontate? Perché siete svegli e andate a dormire? Le dirette della Sofia Letra. Ma sì, ma perché io la sera fiorisco. Io faccio un milione di cose la sera. Tipo, penso di essermi vista tutto YouTube in 3 giorni. Perché sono 3 giorni che, raga, veramente sto attaccata al computer così non faccio altro che guardare video. Gioco a carte, cos'altro faccio? Leggo, faccio un sacco di cose. Voi cosa mi raccontate? Tra l'altro lo yogurt e la stracciatella, sottovalutatissimo, consigliatissimo, e mi è tornata voglia di fare video su YouTube. Mi tutta estate vivo solo la notte, infatti oggi mi sono svegliata a mezzogiorno, ti giuro, è stato un trauma, ma trauma. Ieri, perché mi addormento alle 6 del mattino, ma anche se io sono nel letto dalle 3, io mi addormento non prima delle 5 e mezza, 6, e quindi svegliarmi anche a mezzogiorno vuol dire dormire 6 ore, cioè, impossibile. Quindi sono contenta di non essere la yogurt alla stracciatella suprema di grazie. Qualcuno che ha buon gusto. Sono sul mio letto a vedere la tua live, Sofì. Vedi, spero di tenerti un po' di compagnia in questa serata. Anche io, infatti, mi sveglio tipo: ma infatti, ti giuro, domani l'ho messo una sveglia. Cioè, la devo mettere ancora, però la mia intenzione è di mettere una sveglia alle 11 per andare a farmi gli occhiali, perché uno mi servono per l'università e due, cioè ho bisogno di regolarizzarmi un minimo. E tra l'altro c'ho il computer qua davanti che mi fa un minimo di luce e stavo guardando James Charles, cioè sono passata dai video di True Crime, interrogatori, a cosa ho guardato? Una tipa che faceva torte iperrealistiche, a recensioni di libri, a James Charles che prova i prodotti di Shein. Ah, ho riempito tutti i miei carrelli di Emmy All Shein, eccetera. E niente, questo è quello che ho fatto. Poi, quando sono le 3, mi viene tipo, non è fame, ma dalla noia mi viene voglia di mangiare. Quindi, sei fidanzata? No, no, single Pringle. Are you in Pesaro? No, non sono a Pesaro. Sono a Riccione. Forse domani vado a Pesaro, vediamo. Vediamo. Tra poche settimane. Ma letteralmente, Anastasia ha detto, tipo di giorno fa caldo e non appetito, la sera sono un fucking bufalo. Ma io ti giuro, ma io non vado tanto a temperatura, ma vado a momenti. Per cui io ho per dire dei momenti in cui non riesco a vedere cibo e dei giorni che vi giuro letteralmente non lo so, vado al ristorante, mi siedo, divoro tutto il pane che c'è, ordino primo, secondo, terzo, quarto, dolce, perché io non lascio un ristorante senza aver preso il dolce. Non lo so, cioè sembro veramente un pozzo senza fondo. E la cosa mi fa un po', mi fa sentire in colpa, ma va bene così. Cioè, alla fine prendo da mangiare lo stesso, però. Inverno-estate.
Quale preferisci? Penso. Allora, se mi avessi chiesto tipo 1 o 2 anni fa, ti avrei risposto inverno. Però negli ultimi tempi mi sto divertendo troppo d'estate. Quindi estate. Cioè, va bene, fa caldo, dopo un po' ci si annoia, però estate. Buonissimo sto coso. Domani vieni per funghi, sveglio alle 6. Andate voi per funghi, io li mangio. Io li mangio, voi andate, io li mangio. Non so se fare un altro solitario. Comunque, prima c'ho qua vicino due dei miei libri preferiti. Entrambi di George Orwell, perché li facevo vedere a mia madre. E nulla. Ora ho voglia di leggerli. Che palle, mi vengono tipo un milione di cose che voglio. Mi vengono in mente un milione di cose che voglio fare, ma poi non ho la capacità mentale di farle a quest'ora. Che università frequenti? Devo iniziare la UCL a Londra. Sta partendo il video di James Charles. Fra poco devo mettere l'apparecchio, come è stato metterlo per te? Per me in realtà è stato tranquillo. Cioè, da piccola mi piaceva l'estetica dell'apparecchio, quindi in realtà l'ho sempre voluto. Poi me l'hanno messo, il primo giorno ha fatto un po' male, ma cioè un fastidio sopportabile, non è che fa male. E poi dopo ti abitui. Poi dopo, quando ti togli l'apparecchio, ti senti i denti un po' slimy, cioè un po' viscidi. Infatti, raga, perché ci sono 120 persone sveglie alle 3 di notte che guardano la mia diretta, non sveglie in generale. Io leggo le vostre conversazioni, mi diverto. A te piace la pizza Rossini? Certo che mi piace, solo che non sono una fan dell'uovo sodo. Quindi tipo io supporto la pizza con la maionese, ma l'uovo sodo personalmente non è il top. Io prima delle 5 non dormo mai, neanche io. Mentre la musica, ma poi mi bannano. Però è divertente fare live così, perché quando sono tipo le 3 di notte, in automatico si toglie un po' il filtro del giorno. Per cui tipo se io faccio una live di notte, è molto più probabile che io dica quello che penso. Effettivamente io non sto a pensare: devo dire la cosa politicamente corretta. Cioè, capito? Non so se mi spiego. C'è un po' più di spontaneità. Raga, chi è che va in piazza Redi a Pesaro? Vi prego. Modalità chiara o scura? Io c'ho quella che è chiara di giorno e scura di notte. Il treno. Dove c'è in questo momento? Riccione, Italy. A che ora vai a dormire?
quando sonno. Solo che se mangio poi mi va via il sonno, sono scema, vabbè. Ah, cazzo. Ok. Allora, fermiamoci un secondo. Con chi sei da sola? È per questo che sono in live. Allora, devo togliere, o meglio, mettere via lo yogurt. Fermi. Messo via. Ciao belli. Bella per gli insonni. Oh. Ogni sera live adesso, sì, praticamente. Cheers. Allora, adesso farò. Indovinate che gioco faccio? Un solitario. Certo che ho le carte. Cosa credete? Allora, domanda interessante. Come asciughi i capelli? No, allora non è una domanda interessante, però se ti interessa, di solito li asciugo con il phon normalmente. Io ce li ho lisci di mio, quindi non ho problema. Ma perché state studiando? Cioè, scusate, con tutta la genuinità del mondo, perché state studiando? Cosa avete da fare? Qual è il motivo per cui state studiando? Allora, fatemi pensare. 6 ore fa erano le 21. La tua paura più grande, sai che non so quale sia la mia paura più grande. Penso che, no, questa non è proprio una paura, ma una cosa che mi spaventa tanto è quando non sai chi sta mentendo e chi no, cioè chi è un tuo alleato e chi no. Tipo, io mi sono guardato un sacco di video di, magari, non lo so, persone che complottano contro i propri amici, queste cose qua, tipo la doppia faccia, non so come spiegarlo a parole che abbiano senso, però prima stavo mangiando uno yogurt molto molto gustoso, però facciamo un po' così. Cosa faccio? Metto un po' la musica? Ditemi voi, volete un po' di musica? Prima comunque ragazzi mi sono vista un video di un estratto tipo di 16 anni incinta. Io mi ricordo che quando ero piccola lo davano alla TV e cioè non so se lo danno ancora, però almeno io non lo guardo più in TV. E mi ha fatto stranissimo perché quando io lo guardavo, che andavo in TV, io avevo tipo 12 anni, quindi sapete, per me 16 anni erano tanti, ma ora guardarlo da 17enne, che non è che sono adulta, ma sono già oltre i 16, dei 16 anni incinta, vi giuro, mi fa un effetto troppo cazzo strano. Troppo strano perché, cioè, io mi immagino io cioè, come farei a essere madre? È impressionante, cioè ovviamente magari c'è gente che si sente pronta e tutto quello che volete, però boh, sei 2004, yes, faccio 18 anni. Prima parlavo con mia mamma di sta cosa, ovvero del fatto che non vedo l'ora di fare 18 anni perché sarà una liberazione, ma una liberazione, cioè impressionante, farò una festa che veramente non sta né in cielo né in terra. Ma perché torni sempre da te? Non capisco se ci vieni davvero. Facciamo un po' così.
Serie TV stai guardando al momento? Allora, al momento sto guardando, in realtà niente, cioè mi piace guardare Glow Up, quella tipo competizione di makeup artist, perché vi giuro, mi è piaciuta tantissimo da subito, cioè sono anni che la guardo quando esce e adesso è uscita la quarta stagione, quindi me la sto godendo. Noi palesemente invitati alla tua festa, vero? Assolutamente sì, c'è posto per tu. C'è posto per tutti. Cazzo, ma sono stupida? No. Così. Ciao a tutte le persone che stanno entrando adesso, non so che cosa ci facciate voi in live alle 3 di notte, però benvenuti. Oh, benvenuti, vi voglio bene, benvenuti. Allora, tengo il coso qua. Quindi sì, la serie che vi dicevo si chiama Glow Up, perché è bellissima, guardatela. Allora, io procedo a iniziare il mio solitario. Così. E nel mentre proverò a leggere qualcosa, anche se sono cieca, quindi letteralmente non vedo, vedo malissimo il telefono. Allora, iniziamo un attimo questo giuoco perché così almeno inizio e poi dopo parto. Ah, quanto starei a Riccione? Allora, io ho l'aereo per Londra che parte il 18 settembre. Quindi io fino al, sì, quindi fino al 18 settembre sono qua. Allora, facciamo questo giochino però con calma, perché sennò. Ma perché torni sempre da me? Per farti capire, sono così cieca. Ho letto un commento di una ragazza che diceva: Sofia, sei il mio prototipo di ragazza. Ma io sono cieca, quindi ho letto: sei il mio prototipo di ragazzo. E per qualche motivo mi ha fatto ridere come cosa. Cioè, sarebbe bello dirmi: Sofia, sei il mio prototipo di ragazzo. Cioè, grazie, sono contenta. Ma qua io posso fare qualcosa? Non posso fare. Ah, oh là là! Oh là là! È troppo rilassante giocare. Non so se voi avete mai giocato al solitario. Se non l'avete fatto, fatelo, perché è letteralmente terapeutico. Allora, è terapeutico quando funziona, insomma, perché. Se non funziona, non è terapeutico, è fastidioso. Solitario nel PC per pochi. Sì, io ho avuto l'onore di sperimentare il solitario da PC. Quando rivieni in Sardegna? Allora, io in Sardegna purtroppo non ci vado spesso. Però ogni volta che vado mi diverto tantissimo, per cui sono ormai 2 anni che ci vado tutti gli anni, ed è diventata un po' una tradizione, diciamo, andare. Quindi penso che male che vada, l'anno prossimo torno. Vabbè, per forza d'estate. Però ogni volta che vado in Sardegna succede qualcosa di bello. Ora non me la voglio gufare per il futuro, però insomma, dai, ci siamo intesi. C'ho il 20% di batteria. Top.
Ragazzi, invitate qualcuno nella mia live, cioè tipo mandate questo video in diretta a qualcuno che conosco, a qualcuno di interessante. Scegliete voi a chi, tanto dormiranno tutti. Però magari mi ritrovo dentro qualche amico, parlo con qualche amico. Quanto ti vorrei se solo non fossi così. No, raga, io non accetto. Cioè, adesso in tutta tranquillità. Non, Luca dorme, Luca è a Malta, raga. Non lo disturbo. Vi giuro, raga, senza Luca io sono persa. Cioè, nel senso, senza Luca non so mai che cosa fare, sono demotivata a fare qualsiasi cosa. Perché ho degli amici, ma cioè, non lo so, no, o non sono qua, o tipo, o amici che non sono qui, tipo che sono in giro a Milano, eccetera, o amici che sono qua, ma sono un po' noiosetti, non glielo dite. E quindi con Luca veramente, cioè, mi diverto. Non lo so, l'altra volta è venuto a casa a caso, cioè proprio a casa a caso. Gli ho aperto la porta perché mi fa: "Ah, sono di sotto." Io ho detto: "Ah, ok, fantastico." Lui gli ho aperto la porta, è salito, abbiamo iniziato a giocare a uno. Raga, ci siamo divertiti come dei bambini, ma vi giuro, c'è proprio una cosa così bella che l'auguro a tutti perché. Allora, vediamo dopo questa dedica al Luchino del mio cuore. Vedo se riesco a fare qualcosa di buono. Voi due best duo. Guarda, lo spero perché sì, siamo un po' un iconic duo. Oh, è partito James Charles. A cosa giochi? Solitario, chiaramente, perché la mamma dorme, infatti devo fare un po' più piano perché magari la sveglio, non vorrei svegliarla. E tra l'altro mi fa bruttissimo pensare che tra un po' di tempo me ne andrò via di casa, perché effettivamente, cioè, me ne andrò di casa, nel senso, vado a vivere da sola, cioè non è che vado in vacanza, vado proprio a vivere da sola. E niente, mi spaventa un po' l'idea. Però vediamo un po' come andrà questa avventura. Non hai una stanza tutta per te per giocare, anche se non si intende all'università. All'università sì, ci avrò la mia stanza, quindi potrò fare quello che voglio. Io mi auguro solo di riuscire a farmi intanto degli amici relativamente in fretta, perché personalmente trovo che siano fondamentali. Cioè, nel senso, perché comunque non avere amici in un contesto così è pesante, perché sei veramente esonerato dalla tua vita normale, no? Ciao belli, tutti voi che state entrando, ciao bellissimi. Sofia, canzone preferita di Ariete. Allora, per questa è una storia divertente, non, cioè in realtà non divertente, però un po' funny, non so se avete inteso. Comunque, il cane mi ha spaventato. Perché allora io mi ricordo, io non sono una fan sfegatata di Ariete, tipo che conosco tutte le sue canzoni, però la mia preferita sua è Elle. Con Elle c'ho questa storia perché una volta stavo su YouTube e mi è apparsa Elle, tipo presente quando parte una canzone, ma non il video musicale, tipo l'immagine della copertina del singolo o dell'album, no? Allora parte questa canzone che non avevo mai sentito.
Io ho detto, minchia, questa è una hit. Guardo e c'avevo una cosa come 9.000 visualizzazioni. E io dicevo, tipo, com'è possibile che questa canzone abbia 9.000 visualizzazioni? Cioè, what the fuck? È troppo bella. Poi, vabbè, l'ho lasciata stare. Cioè, non è che mi sono scervellata su sta cosa. L'ho lasciata stare come cosa. E dopo un po' di tempo, ho sentito... Non mi ricordo chi, comunque qualcuno che io conosco, mettere L. Allora dicevo, cazzo, io sta canzone la conosco, l'avevo sentita e guardato ed era partita. Quindi ho un po' predetto. Io, raga, non mi chiedete della discografia di Ariete perché veramente non ne so mezza. Iniziamo il gioco. La paura, il panico. Cazzo? Ah! Io sono proprio stupida. Stupid, I'm fucking stupid. Ok. Perché da là non avevo visto sta connessione, questo collegamento. Ok, ora dovrei averli visti tutti. Let's go, possiamo cominciare serio. Comunque sì, è bello vedere tipo gente che usa la chat per socializzare. Cioè, tipo che magari qualcuno vuole farsi qualche amico e allora vi scrivete. Cioè, sarei molto fiera di me stessa se da una chat dovesse nascere un'amicizia. Quindi sentitevi liberi di di farvi dei nuovi amici nella chat di questa live. Ma io sono proprio scema. Io penso che dopo una certa ora perdo colpi perché veramente sto facendo degli errori che mi stanno bloccando il gioco. Ma che sono errori scemi. Ok, vabbè. Questa cosa è utile, ma quanto utile? Vediamo un po'. Ta-ta. K9 8. Ok, piano, lì c'è quello. Ciao belli, ciao a tutti voi che state entrando, so che questa live non è particolarmente interessante, ma non ci interessa, io sono stupida, mi sono bloccata al gioco. Non ci interessa, noi siamo qua perché non sappiamo cosa fare alle 3:22 di notte del mattino. Comunque, allora, sto cercando idee per video di YouTube. Quindi se avete qualche idea scrivetemi in DM, ve l'avevo chiesto anche l'altra sera, però ve lo richiedo. Ma io avevo avuto delle idee, perché sai, stando tanto su YouTube in questi giorni, a parte che mi è venuta una voglia di vloggare immensa, quindi preparatevi, però ho visto un video che si chiama tipo How to be prettier without makeup. Quindi tipo come essere più carine senza trucco. E secondo me è geniale. Cioè io di solito non guardo video tipo come, non so, questi tipo di video di ragazzine che parlano a caso, tipo come essere più confident, come essere meno insicure. Cioè non guardo quel tipo di video. Però quello lì non lo so, mi ha attirato. Allora l'ho guardato ed è proprio geniale perché effettivamente ci sono tanti modi per migliorare il proprio aspetto senza dover per forza ricorrere al trucco, che secondo me è una cosa che, cioè, il trucco è un po' la scorciatoia, ovviamente è un'arte anche quella, quindi bisogna saperla fare.
secondo me può essere carina come idea, tipo how to be pretty without makeup. Perché poi non è che si ha bisogno del trucco per essere carine, però ovviamente ci sono dei modi. No, io non è che, io, come dire, non sono così emozionata all'idea di tornare a scuola, ma sono emozionata perché sarà totalmente diverso dal solito, cioè non tornerò alla mia scuola tipica. Cioè, sarà un'esperienza diversissima. Quindi sono molto, molto, molto emozionata. Ci sono dei miei amici in live? Credo di no. Se ci siete, salutatemi. Ciao, amici miei. Stai leggendo qualche libro? No, al momento no, perché mi sento di non essere nel mental state per leggere libri. Non chiedetemi perché, non lo so, però non sono nel mental state. E io quando leggo devo essere rilassata, devo essere tranquilla e devo essere contenta di leggere, se no non ha senso farlo. Non si deve leggere perché si è obbligati. Però sono sicura che da settembre inizierò a leggere molto di più. Me lo sento, non so come spiegarlo, me lo sento. Mi sento che da settembre riprenderò un po' la cosa della lettura, perché entrerò già di più nell'ottica della scuola e dell'informazione. Ora sono molto più nell'ottica del cazzeggio, perché ovviamente è estate, cioè che cosa ti aspetti? Pink fluffy unicorn dancing on rainbows. Io spero solo di non bloccarmi il gioco di nuovo, ma mi sa che... Oh, ma perché non l'avevo visto prima? Mi sa che stiamo prendendo un andazzo un po' sbagliato in questo gioco. Ok, bello perché quando giochi a solitario, basta James Charles, quando giochi a solitario, nel momento in cui sembra che sia tutto finito, in realtà sta iniziando il gioco. Solo che sono un po' incartata perché le carte brutte. Che paura, non mi piace bloccarmi quando gioco. E vabbè, mi sa che in realtà mi sono un po' impallata. Vabbè, non importa. Comunque, ragazzi, a parte che non so cos'è, è salita la temperatura perché vi giuro, sto sudando, sto morendo di caldo. E niente. Volevo entrasse qualcuno che conosco, ma mi sa che non entra nessuno. Mandate questo video in diretta a qualcuno dei vostri idoli. No, idoli no, però tanto se la mandate a Shawn Mendes non risponde, però. Ok, allora rispondo a un'altra domanda, vediamo se cambia qualcosa. E faccio l'ultima partita e poi dopo vado. Quindi, se volete tenermi compagnia per quest'ultima partita di solitario, siete più che benvenuti. E comunque, ah, e poi volevo dirvi che quando vado su a Londra avrei anche intenzione di iniziare a fare Twitch perché sono stata in live un paio di volte con Damiano, e mi sono divertita tantissimo. E a me fare live piace, cioè si vede, faccio live mentre gioco a carte, quindi non è una cosa che faccio perché mi obbligano, mi piace tantissimo parlare del nulla. E niente. Però prima avevo letto una domanda interessante.
Cioè, avevo un po' risposto ieri, però ieri ho risposto secondo te esiste amicizia maschio e femmina? E ora la domanda era condizioni per l'amicizia maschio e femmina, ragazza e ragazza. Allora, ovviamente è difficile stabilire delle condizioni perché ogni persona è diversa e è inutile dire tipo che non ci si deve piacere perché i sentimenti possono nascere anche col tempo che si conosce una persona. Ma io penso che la vera amicizia tra ragazzo e ragazza la si raggiunga veramente dopo tanto tempo che ci si conosce, perché arriva un certo momento che, allora, intanto che io penso che con un amico, o cioè un amico in generale, tu condividi una certa parte delle cose che ti succedono, mentre con una crush, con un fidanzato, condividi un'altra parte. Quindi, dopo di un po' che si è amici, secondo me ci si conosce così tanto che non si ha più interesse nello stare insieme. Però questa non è la condizione generale, quindi non saprei esattamente come rispondere alla tua domanda, perché magari c'è gente che più si conosce, più si innamora, ecco. Però sicuramente io penso che quella sia la conversazione del siamo amici, niente di più, sia una conversazione che si deve avere con il proprio migliore amico, la propria migliore amica a un certo punto, perché bisogna mettere in chiaro che non ci devono essere altri interessi. Allora, io nel mente sto, ma io sono proprio scema, cioè sono proprio scema, stupida. Vabbè, non è cambiato niente, però rimango un po' scema. Così, ok, 8. Ora qua c'è tutto questo. Scusate ragazzi, ma il solitario è uno sport più che estremo. Quindi mi sto impegnando al massimo delle mie capacità. Comunque è troppo divertente fare live senza pretese, non so come spiegarlo. Cioè, io conosco gente che se in una live non fa un certo numero di views, cioè si spaventa, si preoccupa, si stressa. Amo, prendi la vita con filosofia. Facciamo un po'. Che cosa difficile. Ok, fermi con calma. Se noi facciamo questo, spostiamo questo. È difficile giocare al solitario, ragazzi. Non la sottovalutate come arte, perché è un'arte, per modo di dire. Ah, e comunque in questi giorni penso che andrò alla Montagnola a Bologna perché voglio ritornarci, è troppo tempo che non ci vado. Non mi sta piacendo questa cosa. Sono le 3:33. Grazie, chiunque tu sia, ho perso il commento per avermelo ricordato. Naturismo. Ragazzi, mi sento probabilmente una cosa sconcia e io non so che cosa sia e ora mi prendo il video in giro. Ciao bellissimi! Perché giochi alle 3? Perché alle 3:33? Perché sono un po' annoiata. Avevo detto che questa era l'ultima partita, ma finché non mi riesce io ci gioco. Quindi,
Sto un po' in live anche se ormai non c'è quasi più nessuno perché ho voglia. Comunque ragazzi fa caldissimo. Beh, che io c'ho i pantaloni lunghi, quindi ok. Ma perché Sofì, mi hai messo la matita bianca agli occhi? No. Ah, tra l'altro tra un po' mi sa che mi si spegne il telefono, quindi ragazzi potrei dirvi addio per colpa della batteria, neanche per scelta mia personale. Però vediamo, sarà il mio telefono a dettare la fine, in caso. C'ho anche il computer scarico, tutto scarico. Ci sono ancora 70 persone a farti compagnia, ma infatti letteralmente io non realizzo il fatto che in questo momento, cioè che io leggo, no, in alto a destra 70. Non riesco a dormire, consigli, guarda, io sono la persona più sbagliata a cui tu possa chiedere un consiglio su come dormire perché sono le 3:35 e io sto giocando al solitario in diretta. Quindi non sono molto brava con queste cose. Comunque faccio fatica a realizzare che quando leggo tipo 70 o 60 o qualsiasi sia il numero, che quelle siano persone vere. Cioè, sembra una frase fatta, no? Ma letteralmente, cioè, l'idea. Voi avete idea di quante sono 70 persone? Immaginatevi tipo la vostra classe moltiplicata per 4. Cioè, tipo 4 volte la vostra classe, quelle sono all'incirca 70 persone. Cioè, what the fuck? Com'è possibile che così tante persone siano tutte sintonizzate sulla stessa cosa allo stesso momento? E cioè, neanche mi immagino tipo le televisioni, no? Quando fanno 2 milioni di ascolti. Cioè, il pensiero che 2 milioni di persone erano sintonizzate a quell'ora, cioè, è un pensiero che per me è fuori di testa. Però boh, non mi ha mai messo in soggezione come cosa, probabilmente perché non l'ho mai completamente realizzata, se vogliamo dire così. Allora, vediamo un po'. Dieci. A me posso spostare questo? Perché non ci ho pensato prima? Sono stupida. Sono un po' tanto stupida stasera. 9. Ah, quindi questo va attaccato qua. Come vedete, ragazzi, questa è una partita un po' più movimentata delle altre. 2. Boom. Poi abbiamo 3, 4, così 5. Poi il 7 lo attacco qua. Ok. Siamo a cavallo. Il 9 non serve, il 10 non mi serve. L'asso. Cioè, avete capito che situazione questa è? Una situazione complicatissima. Allora, io posso scegliere di attaccare questo e di poi attaccare qui. Ok, allora lo faccio. Facciamo così, attacco il 3. Attacco il 6 e poi mi attacco al tram perché noi siamo persone educate, quindi diciamo che ci attacchiamo al tram. Però mi sa che mi attacco al tram proprio io sono proprio, ma sapete cosa vuol dire stupida? Cioè stupida, avevo la soluzione davanti ai miei occhi e il mio cervello aveva era cosciente del fatto che la stessi ignorando, perché era, la stavo palesemente ignorando. Io comunque sembra che cioè, sto parlando da sola, nel senso sto bene psicologicamente, però è un gioco che ti assorbe. Oh, ragazzi, potrei averlo finito questo solitario. Potrei, e dico potrei, averlo finito. Perché poi c'è il numero 4. Perché comunque col solitario cioè, non
Non si sa mai, nel senso che tu puoi credere di averlo finito, ma ok, c'è. Ragazzi, ho finito il solitario. Ho finito il solitario. Guardate, ora farò una cosa un po' più satisfying. Sentite? Faccio la cosa un po' più satisfying, così vi saluto con il satisfying e non con. Quindi devo riordinare tutte le carte. Facciamo. Che poi per voi non è satisfying, ma per me che lo faccio lo è tantissimo. Quindi 7, 7, 8, 8, 8, poi 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, Jack. Poi, boom, boom. Finito, ho riordinato le quattro pile. Cuori, quadri, tutti i fiori. E tutte ricche, let's go. Ok, spero che ho finito di annoiarvi per questa sera. Ci rivedremo probabilmente domani con un altro episodio. Vi auguro una bellissima serata. Una